Esker, ragazzi da Omega, e ben ritrovati qui su HMC Magic Masters. Dopo mesi, se non dopo anni, eccoci con una nuova top 10. Boobs! E questa volta ho voluto fare un qualcosa a tema. Oggi abbiamo uno speciale Bad Girls. Abbiamo ragazze che quindi non sono proprio l'immagine della perfezione, non è proprio ciò che uno si aspetta, ma sicuramente abbiamo le giuste colline boscose da sfrecciare. Numero 10. Shauku, portatrice di morte. 5-5 volante a costo 7 che ci fa perdere 3 vite ad ogni mantenimento e non può attaccare se ci sono altre creature in gioco. Tuttavia possiamo usarla da removal in modo abbastanza efficace, visto che solamente tappandola ci fa esiliare un'altra creatura e mettere un segnalino +1/+1 su di lei. Per niente male queste due grandissime portatrici di morte, ma ultimo posto perché diciamo che, beh, non è esattamente il mio tipo. Come si suol dire, sacchetto in testa e via, oppure dietro liceo, davanti museo, beh, alla fine son gusti. Numero 9. Gorgone di Korozda. Le gorgone in Magic vengono sempre rappresentate in un certo modo. Semi vestite, colline bene in vista, coperte da un'armaturina. Rimane giusto questo piccolo particolare dato dal fatto che, beh, se le fissi negli occhi ti tramuti in pietra, ma cosa dire? In una situazione come questa diciamo che abbiamo qualcosa di un pochettino più interessante e, beh, perché distogliere lo sguardo da questo ben degli dei per guardare qualche serpentello in testa? Certo, il fatto di trovarsi in una fogna e all'improvviso beccarsi questa creatura, queste creature davanti, rende la situazione un po' strana, però se proprio devo trasformarmi in pietra preferisco farlo guardando qualcosa per il quale valga la pena farlo. Numero 8. Visara, la temibile. Sì, in classifica abbiamo un'altra gorgone ed è in un posto un pochettino più di favore perché mi fa decisamente più paura di quella di prima. È leggendaria, super incazzata, ha due bombe che stanno palesemente per esplodere al minimo spostamento d'aria. Non potevo assolutamente non concederle un posto in questa classifica. Numero 7. Trio di Sen. Avete presente come sono rappresentate nel film della Disney di Hercules, che tra l'altro amo, o in Scontro tra Titani, le parche? Ecco, dimenticatele. Queste sono le parche che vogliamo. Sicuramente art molto meno creepy di quelle che abbiamo visto finora, ma c'è quel qualcosa di terrificante che mi fa dire ok, voi dovete essere qui. Sarà, non lo so, il loro potere di controllare le menti, il loro giocare, le spell avversarie. Saranno i mille pregiudizi che ho per quanto riguarda i film di prima, ma non mi fido di loro. No, nonostante le loro 6 bellissime distrazioni, continuo a non fidarmi di loro. Ci vuole ben altro per distruggere Omega. Numero 6. Strega sanguinaria di Malakir. Ok, qui siamo decisamente più sul normale, sempre per quanto possa essere definito normale fare dei video su tette disegnate su figurine. Questa strega ha effettivamente delle parvenze quasi del tutto umane, ma sempre una strega rimane. E ho fatto pure la rima, guarda che bravo che sono. L'art di questa carta è molto suggestiva, la carta in sé è decisamente efficace in un tribale vampiri, ma diciamocelo chiaramente, la prima cosa che notiamo quando prendiamo in mano questa carta è la bella balconata lì, bam, in bella vista, sbattuta al centro dell'art. Ma ragazzi, siamo a metà classifica, è tempo di honorable mention. Iniziamo con Vampira di Gul'drath. Sì, è tutto scritto qui sto video. Sicuramente è una bad girl, classica vampira dalle forme molto 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 esplosive, vestiti super attillati e posa da pro-twerker. Ma in ambito vampiri siamo e in ambito vampiri rimaniamo, voglio citarvi il vestito palesemente fatto di filo interdentale presente sulla carta Tributo di Sangue di Zendikar. Sì, le vampire sanno sempre e da sempre come farsi notare e diciamo che da qui capisco la fissa per le vampire di Resident Evil 8. Ancora un honorable mention, dai, ancora una, ragazzi, parliamo di Discepola di Farica. È da intendere come una bad girl secondo voi? Perché oggettivamente la dea in questione, la dea lodata da questa figura, non è che sia proprio delle più buone, no? E il tocco letale di questa carta porta avanti, tra l'altro, questa tesi. Avete presente quando, immaginatevi la situazione, e mi raccomando che nessuno si offenda, si fa per parlare, si fa per ridere, siete lì tra amici, passa una, la guardate e dite wow, sopra è ben piazzata, ma sotto non ha culo, oppure ma sì, mi piace il culo, però
sopra è piatta. Beh, in questo caso abbiamo sopra fisico e bombe perfette e sotto abbiamo cavallo. Numero 5, sciamana di Ponte Morto. Sicuramente l'aspetto è minaccioso ed essere sciamani di un posto chiamato Ponte Morto, ok. Poi sei un elfo oscuro che fa delle cose quando muore, quindi... Bad Girl. Mi piacerebbe approfondire qualcosa sulla lore di questo luogo, Ponte Morto, soprattutto su quelle due bellissime colline che vediamo laggiù. Abbiamo poi, altro piccolo extra, la possibilità di vedere qualche rituale macabro compiuto da questa nostra sciamana sulla carta accanto di Ponte Morto. Quindi sì, possiamo effettivamente approfondire la questione. Numero 4. Banshee Lancinante. Avete appena scoperto di vivere in un luogo infestato. Sentite grida, pianti, lamenti di donna durante la notte. Siete intenzionati a scoprire quale creatura si cela dietro a tutte le vostre paure e, beh, di creature ne trovate due. Quest'arte, a parer mio, è una delle cose più macabre e disturbanti che io abbia mai visto. Abbiamo questo spirito irrequieto pronto a farvi perdere sonno, a farvi impazzire, straziato dal dolore. Però... piazzata così. È lo stesso concetto di inizio video, se proprio devo perdere il senno, almeno che ne valga la pena. Numero 3. Nin, artista del dolore. Questa è sadica. Troppo. Abbiamo una scienziata maga che, come indicato nel flavor text, gode a fare esperimenti molto macabri su corpi umani. E no, purtroppo non quegli esperimenti che pensate voi. Più bad girl di lei direi nessuna. Non capisco però perché sprecare tempo in questo modo. Perché prenderti una laurea, fare esperimenti, fare la scienziata quando puoi fare la modella di micro bikini o la Miss Maglietta Bagnata, insomma, piazzata così? No. Lei voleva fare la scienziata. Che spreco di bocce. Alla numero 2 troviamo un pari merito e io le ho soprannominate le Nirkana Twins. Piacciono le gemelle? Taglia gole e rediviva Nirkana, due vampirozze sexy sexy pronte a colpirvi quando meno ve lo aspettate. Cosa dire nel dettaglio? La rediviva è letteralmente nuda e coperta da qualche ombra che purtroppo per noi si è andata a piazzare nei punti più giusti, diciamocelo. La taglia gole molto più prosperosa, con un top metallico e un gonnellone, un duo fatale in tutti i sensi. E alla numero 1, ragazzi, diciamocelo chiaramente, esiste una bad girl più bad girl di una professoressa pronta a punirti se non ascolti bene la sua lezione? Professoressa Onyx Liliana Vess, che ha cambiato lavoro, vince, a parer mio, la top 10 boobs bad girl di oggi. Ditemi voi nei commenti se preferite la versione full art o la versione classica. Entrambe queste art danno, secondo me, risalto alle uniche due cose alle quali gli studenti di questa professoressa stanno effettivamente attenti in classe. E secondo me l'art classica rende di più sotto l'aspetto teacher della situazione, chi vuole intendere intenda. Possiamo notare la nostra insegnante incutere timore agli studenti anche sulla carta avviso dell'insegnante. La bella Rowan sembra prestare attenzione alle sue parole, mentre Will sembra un pelettino distratto. Poi, hey, stiamo sempre parlando di Liliana. Meglio non far alterare la professoressa, in grado giusto di rianimare i morti, fare patti loschi oscuri con i demoni, cose così. Chissà quindi cosa è in grado di riservare agli alunni in punizione. Parentesi, iscrivetevi al nostro MoxiFans per approfondire questa lezione. Molto bene ragazzi, io spero che questa top sia stata di vostro gradimento. Portiamo questi video in modo abbastanza saltuario, perché non sono proprio di quelli più consigliati da YouTube. Mi raccomando ragazzi, bombardate di like questo video per una prossima puntata. Arriviamo a 50 like, dai, lo so che ce la facciamo. Ovviamente vi rinnovo l'invito a seguirci su tutti i social, Facebook, Instagram, OnlyFans, e vi invito a spammare e a condividere i nostri video con tutti i vostri amici giocatori di Magic per aiutarci a crescere. Ciao a tutti da Omega, grazie e alla prossima.